noi siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Grande Michele Urciuolo dalla regia, benvenuti cari amici telespettatori a questa prima puntata di Febbre da Stadio. Fatemi un applauso, fatemelo sentire l'applauso, sono emozionato. Naturalmente, vi dico subito le cose più importanti, le informazioni più importanti, ci potete seguire sul canale 696 del Digitale Terrestre 8 Channel, ma anche in diretta streaming sul sito www.8channel.tv. E poi, non so se avete notato, ma c'è anche un monitor piccolino qui davanti a me. Questa è la diretta Facebook, quindi io saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta sulla pagina di 8 Channel. Ciao a tutti, continuate a seguirci, oppure passate sulla televisione o sul computer. Ce l'affanno perché sono emozionato. Stay calm, perché? Perché devo un attimo essere serio. È difficile per me essere serio, però ci provo perché da parte di tutta la redazione di 8 Channel, 8 Pagine, tutti i tecnici, il direttore, chiunque qui presente ad 8 Channel, vogliamo fare un pensiero, vogliamo aggiungerci e dare un abbraccio a tutta quella povera gente che è stata colpita da questo terribile terremoto. Quindi un pensiero va a tutti loro e un bacio, un abbraccio e forza, andiamo avanti. Quindi qua ci vuole l'applauso perché è una cosa importante. Mi faccio indietro perché anche gli amici da Facebook ci devono seguire. Ma adesso, cari amici telespettatori, devo presentarvi gli ospiti della puntata. Naturalmente ci tengo a precisare che questa è una trasmissione dedicata al calcio, penso si sia già capito. Guardate un po', c'è l'Avellino, c'è la Salernitana e c'è il Benevento. Perché? Perché seguiremo le tre squadre campane che parteciperanno al campionato cadetto, al campionato di Serie B. In modo naturalmente leggero, simpatico, ci divertiremo, ci saranno anche momenti seri, ma non si può fare una trasmissione senza gli ospiti. E che ospiti! E che ospiti! Ma ve li vado a presentare subito. Non vedo l'ora, ma prima di iniziare devo dire un'altra cosa importante. Perché di solito, mi riferisco anche agli ospiti che stanno lì e mi stanno seguendo, sono fremono, vogliono entrare, penso, spero. Allora, un pensiero, di solito gli auguri, oppure i saluti o i ringraziamenti si fanno a fine puntata o si fanno a termine della stagione, oppure a termine del programma, quindi a maggio prossimo. Siccome io a maggio prossimo non penso di arrivare, è probabile che mi licenziano prima, io cosa faccio? Io faccio adesso i ringraziamenti, quindi va un mio ringraziamento speciale a tutti i tecnici, a Michele Urciuolo e Enrico dalla regia, Peppino il fonico, Raffaele Perrotti il coordinatore e poi il direttore di 8 Pagine e il direttore, naturalmente se dimentico qualcuno abbiate pietà perché sono tanto emozionato, ma un ringraziamento va al direttore Pierluigi Melillo. Scusate, ma ha parlato la nostra ospite, non dico ancora nome e cognome, non ti sento, per me, dicevi scusa? Devi parlare qua. Ringraziamento, dai. A chi? Al?
direttore. Quindi facciamo un applauso al direttore per Luigi Verri, che qualche giorno fa, presentando questa trasmissione, mi ha definito brillante. Allora io sono emozionato, perché non è facile avere un complimento dal direttore Pierluigi Melli. Quindi lo ringrazio, gli mando un bacio e che tutto a posto, direttore? Non entro. Perfetto, andiamo avanti. Io inizierei con la presentazione degli ospiti. Signore e signori, partiamo dal Benevento. Ce l'abbiamo. È un tifoso del Benevento. Se andrà a sedere a fianco a questa, guardate lui che già sei, vabbè, non c'è il microfono, aspetta che poi ti venga a presentare signore e signori, direttamente da Benevento, e non dico cosa fa nella vita, lo diciamo dopo, Rosario Palumbo Applausa. Eccolo, benvenuto, prego, si accomodi e fuori. Senti che ci abbiamo, alzi il volume, facciamolo sentire. L'inno del Benevento, non ti sente, non ti preoccupa, lo abbiamo sentito noi. E poi il tifoso dell'Avellino, il nostro ospite, signore e signori, che ospite, quindi qui devo essere veramente serio, non vorrei, però lui è molto simpatico, l'ho conosciuto oggi, è di una simpatia unica, Gianluca Festa! Sempre applauso. Ben trovato. E senti che canzone dobbiamo mettere, Gianluca, eccolo qua, un lupo originale, poi mostriamo anche la cravatta, eccolo, guardate, è una cravatta bianco verde, mi raccomando, precisa, guarda, eccola, un primo piano, eccolo, benissimo, e mo ci vuole pure il primo, guardate che sorriso, aspetta che non sono finite qui le sorprese per te, le vedremo dopo, perché adesso vi vado a presentare l'ultimo ospite di giornata, quindi il tifoso della Salernitana, signore e signori, Dante Santoro, applauso! Eccolo. Ben arrivato, tutto a posto? Tutto bene. Guardate che bello. Oggi sono tutti bei ragazzi e belle ragazze. Tu, fatti, senti che cazzo? Happy, più bella, giustamente, dice lui. Allora, adesso vado ad entrare nello specifico, cioè voglio presentarvi come si deve. Vi devo presentare, perché voi siete, cioè non siete solo ospite, voi lavorate, avete un lavoro, avete una professione, avete un'occupazione. Partiamo dall'Avellino, partiamo da Gianluca Festa. Eccomi qua. Allora, Gianluca Festa. Ma tu una vita che fa? No. No, noi lo sappiamo, molti ti conoscono già. Però vediamo, abbiamo una grafica, perché per me non siete solo ospiti. Guardate, qui c'è uno stadio, avete visto la scenografia bellissima? Ringrazio il nostro Raffaele Perrotti, lo stadio, febbre da stadio, il termometro per far capire che ci abbiamo proprio la febbre. Non vediamo l'ora, questo è un prepartita, un prepartita oggi. Allora, vediamo il nostro... Ti vuoi occupare? Quasi. Gianluca Festa. Lo immaginavo. Gianluca Festa Caro. Abbiamo preparato una grafica... Guardate un po'. Per presentarlo, siamo la mandata, magari lo presentiamo. Eccolo qua. Allora, signore e signori, mi passano giustamente il microfono, grazie Enrico, sempre sveglio e bello attivo. Allora, professione. Ecco a te il microfono. Professione, consigliere comunale provinciale. Pare di sì, professore, diciamo ruolo. Allora, io di politica. No, perché se no la gente comincia a dire, quello è un professionista della politica. Perché l'ho scritto io? Che voglio che la gente mi inizia a chiamare e dice di tutti i colori. Io so che tu ci ami fondamentalmente. No, io voglio bene, vi voglio bene, quindi, allora, continua. Però è uguale quella foto. È vero? Sono io, aspetta, è uguale. Aspetta. Non andare che c'è una cosa per te, che è una cosa meravigliosa. Professione, consigliere comunale provinciale di Avellino. Età. Siccome non la sapevo, ho detto sotto i 50. E va bene così, sotto i 50. Possiamo mettere anche 30. Quanto? Possiamo mettere anche 30. 30. 30, vedi. Me li porto. Caro Gianluca Festa, dici la verità. Allora, devi dire la verità. Sono una classe 74. Quindi facciamo il conto? 42. 40. Ben portati, però. 42. Sembra un giovincello, Li porti bene. Capita Gianluca Festa, però. Continuiamo con la grafica, perché è tifoso dell'Avellino, abbiamo scritto a parentesi, si era già capito, e poi segni particolari, e ho scritto, guarda un po', come guarda lui in camera, nessuno mai. C'è una spia qui. C'è una spia e ci abbiamo pure le prove. Ci abbiamo una spia, certo. Ci abbiamo le prove, Gianluca Festa, vuoi vedere? Aspetta un secondo.
ruolo in campo allenatore, perché per me siete dei giocatori, allenatori, e poi vedremo anche a te, tu non ti preoccupare, stai tranquillo che mo arriviamo pure a te. Allora, Gianluca Festa, perché? Fagli un primo vedere. Piano innanzitutto, guardate come guardi in campo, fai un bel sorriso. Look me, look, c'era il film Look Me, Remember. Quindi guardate che, okay. Che primo piano. Fai un sorriso dei tuoi, fai un sorriso, un primo piano per naturale. Piacere. Un primo piano, faglio, faglio, va. Faglio. Eccolo. Guardate, guarda che cosa c'ho, guardate. Guardate, questo è che era una cosa. No, è sempre. Cioè, è tu sei così proprio nella vita. Io dormo così. Cioè, non sei, io dormo fai così. Okay, facciamo un applauso a Gianluca Festa, simpaticissimo. Guardate, 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 ma non è finita qui, perché adesso passiamo al tifoso del Benevento, ospite speciale di Benevento. Allora, Rosario Palumbo, partiamo con la grafica. Guardate un po' la grafica del nostro Rosario Palumbo. Professione, lui, e qui dovrebbe partire perché comunque la squadra del rugby Benevento è che squadra, quindi dovrebbe partire in automatico un applauso, signori, un applauso. Presidente rugby, 8 pagine rugby, Benevento, giusto? No, meno male che la tu lo no, fatti tu. Allora, presidente rugby Benevento, età, abbiamo scritto alle donne non si chiede, quindi non ti offendi, non l'ho scritto, questo non l'ho scritto io, questo non l'ho scritto io. E poi tifoso del Benevento, anche qui si era già capito, giusto? Tu c'hai qualcosa da dire, da controbattere? No. Dillo pure, è giusto, tifosissimo del Benevento. E poi segni particolari, io t'ho beccato, faccia da duro mentre fuma il sigaro, abbiamo le prove, possiamo farla vedere questa prova? Caro Michele Urciuolo, guardate un po' su Facebook come si presenta il presidente. Guardate un po', guardate che faccia da duro lui su Facebook. Madonna, ma chi è questo? Il presidente del rugby Benevento, perfetto. Allora, e poi, ruolo in campo. Ruolo in campo, vediamo di nuovo la grafica. Sì, abbiamo, è un duro, è un duro. Ruolo in campo, la grafica, grazie. Fatelo alzare e lo capirete. Allora, giustamente, allora, alzati, fatti vedere. Beh, allora, ruolo in campo, secondo me, o porta le borracce o racchetta pa. Però ognuno, cioè, secondo te? Piglia e farfalle. Piglia e farfalle. Bene, applauso a Rosario Palumbo, ma passiamo infine. Sì, eccoci sì. Qua. Ospite, nulla a togliere a Gianluca Festa, nulla a togliere a Rosario Palumbo. Guardate che bel ragazzo che ci abbiamo qua. Mi naturalmente, naturalmente, io so un po' che più abbronzato, però E c'è ragione. E vabbè, ma tu sei sempre nel comune e non vai a mare. È un motivo geografico. È un motivo geografico. Lui è di Salerno. Tu stai da lì nelle montagne, è normale che il nostro mare è in realtà un po' Salerno. Nel senso che noi andate a mare là, giustamente. Tu avevi colto la parte offensiva, era una parte costruttiva. Non creiamo polemiche, per piacere. È la parte costruttiva, noi spesso ci leghiamo. Poco mi chiede di ospitarlo, non si preoccupare. A parte questo, poi siete due consiglieri comunali, quindi mi raccomando, se fate a botte a me va bene, alziamo l'audience, però per il momento stiamoci calmi. Allora, non c'è rischio. Il nostro Dante Santoro, consigliere del consigliere comunale del comune di Salerno. Poi guardiamo la grafica, per piacere, signore e signori. Ecco, età 89, abbiamo 89, no, che c'è 89 anni, sei del 1989. Posso dire di sembrare più giovane, quindi vabbè, della mia vera età. Allora. Va bene. Quindi 89, cioè 27 anni. Poi, aspetta che non vedo, mi devo avvicinare un po'. Tifoso della Salernitana, che ve lo dico a fare, e poi segni particolari, ciuffo da sex symbol. Mi piace, un primo piano che mi devi fare in movimento alla Sgarbi. Quello me lo devi fare, per piacere. Mi sopravvaluti. Aspetta, vado. Scusa se mi parli. Fammelo tu, mi piace. No, sì, ballo, non ci prendere. Fammi vedere se lo sai fare. No. Allora, dobbiamo uscire però, se c'è alla Sgarbi. Se questo è l'indirizzo, noi... Dici la verità, da consigliere comunale, collega, glielo vuoi fare tu. Se questo è l'indirizzo, noi possiamo pure allontanarci un attimo. No, per carità. Gianluca Festa. Dopo lo facciamo. Allora, vai col primo piano alla Sgarbi, il movimento sexy. Mi hai fatto venire la voglia del caschetto, lo sai? Quasi quasi cambio look. Guarda, eccolo, signore e signori, qua. Mo tutti i messaggi delle signorine. Chi è quello? Dammi il numero.
lavoro. Basta, basta. Non così. Mi toccare il look, che ci sto mettendo quasi 30 anni per capire il mio look giusto qual è. Quindi... Hai 27 anni. Come fai a metterci 30 anni? Però, perché ancora non l'ho trovato, quindi vedremo quando quale sarà messo? Il look definitivo. Quando? Questo pure diventerà il suo, però non penso. Perché questi troppa questi. Gelatina. Già capito, vedi? Il ragazzo è perspicace, si farà, il ragazzo crescerà bene. Troppa già gelatina. Capito. Si sono presi di mini di signori, non so sono come va. Più natural. No, non so come va a finire oggi. Allora, mentre tu parlavi di look, alle mie spalle guardavo una... Signori, come non fare un applauso qui? Guarda, primo piano, mi piace. Guardatelo che tipo. Allora, diciamo, tu sei un tifoso del Benevento. Allora, sì. Come ti chiami? Antonio. Mi dai un attimo il gelato? Ecco. Caro sì. Gianluca Festa, eccolo. Se me lo passate, grazie. Prego. Grazie mille. Allora, prego. Allora, tu sei? Antonio Ferri. Di? Di Benevento. Soprannominato Mr. 3, l'icona dei distinti. Applauso! Bene, l'icona dei distinti, perché tu cosa, per cosa sei famoso? Qual è la tua mansione nei distinti a Benevento? Niente, io mi sono chiamato così, Mr. 3, perché cioè, più forte di me, io devo correre dove sta la palla, cioè, mi sento un allenatore, cioè, sono diventato, diciamo... un personaggio involontariamente. Perfetto. Non l'ho fatto apposta. Ci abbiamo l'inno. È più forte di me, però involontariamente sono diventato un personaggio, sono contento. Perfetto, e noi siamo contenti di averti qui in grazie. Prego, prego. Grazie. Vuoi dire qualche altra cosa? No. Grazie, grazie, perfetto. Allora, signore e signori, poi abbiamo qui una bellissima ragazza tifosa dell'Avellino, signore e signori, la nostra? Pamela. Pamela. Allora, cara... ciao a tutti. Ciao a tutti, guardate. Aspetta, Gianluca Festa, tu mi fai il birichino oggi qua, eh? Donna, ho la c'hai ragione, c'hai ragione. Applauso a Pamela, applauso, applauso. Allora, Pamela, cara Pamela, tu nella vita cosa fai? Studio scienze della comunicazione a Fisciano. E sei tifosa dell'Avellino, giusto? Tifosissima. Non me ne intendo benissimo, però ce l'ho nel cuore. Ma normale, cioè non tutti i tifosi possono essere appassionati al 100%, esatto. E non possono sapere tutto sulle squadre. Però tu sei tifosa, perché sì. Sei tifosa dell'Avellino? Cioè, non lo so, perché? Prima di tutto perché mio padre è innamorato dell'Avellino, non si perde una partita. Da sempre. E mi ha sempre sei portato cresciuta. Con lui. Sono cresciuta, insomma, nello stadio, tutte le partite. Bene, ci fa piacere portare i bimbi allo stadio, fateli divertire, mi raccomando, perché il gioco deve essere un'occasione di... Continua tu, presidente, caro Gianluca Festa, che ho detto una cosa seria, eh. Divertimento. Mamma mia! Dici tu un altro aggettivo. Buca la telecamera. Bravo, il nostro Rosario Palumbo è proprio il presidente del rugby. E dici, una cosa più preparato, non mi far fare tutte figure. Aggettivo. Divertimento sano. Divertimento sano. E poi, signore e signori, l'ultimo tifoso da presentare, perché poi dobbiamo parlare di calcio. Dobbiamo parlare di calcio, è la prima puntata, dobbiamo presentare, dobbiamo far capire di cosa tratterà questa trasmissione. Allora, abbiamo l'ultimo tifoso direttamente da... Ponte Cagnano Salerno. Nome? Luca Boccia. Caro Luca Boccia, sei tifoso della Salernitana? Sì, una fede salernitana. Senti la canzone. Vecchi ricordi. È vero, è una canzone anche d'amore, quindi cosa c'è di meglio di una canzone d'amore per una squadra del cuore, giusto? Sì, giustissimo. Luca Boccia, che fai nella vita? Sono operaio alla Fiat di Pomigliano d'Arco. Perfetto, disoccupato. Allora, signore e signori, sto scherzando. Allora, appoggio un attimo qui il microfono, perché vado a dare un attimo un'occhiata alla scaletta. Vediamo un po'. Allora, adesso dobbiamo innanzitutto fare il primo collegamento telefonico. Dobbiamo fare il collegamento telefonico con il nostro inviato allo stadio di Avellino, sì, il Partenio Lombardi, il nostro collega Marco Festa. Allora, nel frattempo che i nostri cari tecnici si preparano, io chiedo un commento subito a caldo al nostro caro Santoro sulla partita di ieri. Allora, ieri sappiamo che la Salernitana ha pareggiato alla Spezia 1-1. Tu l'hai vista la partita? Come no? Ovviamente sì, è stata una bella partita. Semmai avrei evitato gli ultimi 15 minuti al cardiopalma, visto che... Ha rischiato il Salerno. Abbiamo rischiato, però ha giocato bene per tre quarti di partita, ci fa ben sperare. Da tifoso
aspetto adesso con ansia la prima prossima. In casa, che sarà la partita delle partite per noi salernitani, quindi Verona, abbiamo qualche sassolino dalla scarpa da levarci, però in ambito prettamente e unicamente sportivo. Sì. Allora, il top e il flop di ieri sera, secondo te? Allora, mi è piaciuto l'esordio di Rosina, ha fatto gol, quindi per un attaccante l'esordio migliore è questo. Diciamo che sulla media della sufficienza un po' tutti, forse dai terzini mi aspettavo qualcosa in più, la Verone qualche cross migliore lo potrebbe fare, però è un inizio buono, diamogli fiducia, da tifoso sono contento. E flop, e flop? È questo, hai ragione, hai ragione. E poi Luca Boccia, sei d'accordo con quello che ha detto il nostro caro Dante Santoro? Sì, metterei un po' di più della sufficienza Ogier, perché ha giocato veramente bene. Poi purtroppo si è fatto male e è dovuto uscire. Perfetto, vedo che si sono preparati. Vabbè, tanti, però Luca Bocci, che io lo conosco da un po' di tempo, pensavo di trovare impreparato invece. Un tifoso che alla prima non sa è grave. È bene. Allora, vediamo se abbiamo il nostro Marco Festa al telefono, direttamente dal Partenio Lombardi di Avellino. Pronto Marco, ci sei? Sì, Gerrico, ci sono. Buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori in studio e in particolare a Gianluca Festa. Allora, scusami un secondo, Marco Festa, perché Peppino oggi è restio di volume, non sentiamo assolutamente niente, caro Peppino, se ci puoi alzare un po' il volume ti vogliamo bene, grazie. Allora mi Marco, dice, saluti Gianluca Festa. Dicevo sì, lo stesso cognome, quindi è il minimo, no? Facciamo questa piccola nota di colore, così condividiamo questo cognome molto diffuso di Avellino. Un saluto, a parte gli scherzi, un caro amico, e quindi gli do anche io il benvenuto nei nostri studi. Ciao. Dati benvenuti e gentili, poi vi tra noi ci capiamo alla grande, tra due feste. Tra due feste, mannaggia io queste cose. Oso non dire, noi facciamo festa da quando siamo nati, perché applauso. Con tanto di battute a scuola con cui ci hanno tormentato. Sì, il presidente sta un po'. Sta guardando la partita. Sei un birichino. Guardate come si diverte, perché lui è l'unica televisione accesa dove si vede la partita della Lazio. Lazio Juve. Perfetto, allora non possiamo dire niente. Allora Marco, ci sei? Non te ne sei andato, vero? Sì, vi ascolto. Allora benissimo. Marco, sei lì allo stadio. Innanzitutto, vogliamo sapere la probabile formazione dell'Avellino, Allora, sì Gerrico, sono allo stadio che per il momento è ancora vuoto, mi sono infiltrato proprio per questo collegamento, c'è questo gigantesco lupo da cui le squadre usciranno, ne abbiamo parlato anche ieri sotto pagina.it, davvero maestoso, però qualche piccolo problema forse per chi vede la partita dall'anello inferiore ci sarà. Per quanto riguarda la probabile formazione, Gianrico, è quella che abbiamo scritto anche questa mattina, 3-5-2, Radulovic tra i pali, favorito su Frattali, in difesa Doncor, Biraschi e Diallo, ma qui mi devo fermare perché Biraschi lunedì dovrebbe essere un calciatore del Genova e quindi punto interrogativo sulla sua presenza in campo, proprio perché si avvia all'esperienza in massima serie, vedremo se lo schiererà comunque Toscano, altrimenti gioca per Rotta. Centrocampo, Belloni, D'Angelo, Omeonga, Lasic, lo slovacco arrivato, per cui l'Avellino ha fatto un lungo braccio di ferro con lo Slovan Bratislava, sarà subito titolare. Asma sulla fascia sinistra, Verde favorito su Mokulu per fare coppia con Castaldo, a disposizione quindi dovrebbero esserci Pali, Ferrotta, Mokulu, Crecco, altro neo acquisto dell'Avellino, Paghera, Dattilio, Cidai, Tassi e Camara, e anche il Brescia ha una formazione di tutto rispetto, anche se come saprai hanno avuto un po' di difficoltà. Respira Marco, sentiamo troppo affannato, tutto a posto, respira. La scalinata, le prime scale della stagione, devo entrare anche io in forma campionato. Hai ragione. Ma dove sei in questo momento? Sono già in tribuna stampa, abbiamo aperto un po' le finestre, c'è un caldo micidiale, davvero, 35 gradi credo, qualcosa di davvero grande il caldo. Fa caldo. Allora Marco, noi ti salutiamo per il momento perché dopo probabilmente ti richiameremo per chiederti che atmosfera c'è lì allo stadio, al Partenio Lombardi, va bene? Va benissimo, quando volete, a dopo Gerrico, ciao. Ti voglio bene, ciao Marco. Allora, Gianluca Festa, cosa ne pensi di questa probabile formazione, ma al 99% è quella definitiva? Rifacciamola, gentilmente, facciamola rivedere, grazie. Eccola qui. Abbiamo una squadra rinnovata per gli 8 undicesimi.
rinnovata per gli 8 di sì, in pratica, se addirittura dovesse essere assente Biraschi, probabile genuano da lunedì prossimo, avremo solo Frattali, D'Angelo e Castaldo della scorsa stagione confermati tra gli 11 titolari. C'è talento, però c'è tanto da lavorare, una squadra giovane, ne parlavamo prima che cominciasse la trasmissione. Probabilmente quest'anno partiamo con un pronostico non favorevole, ma per questo magari possiamo toglierci qualche soddisfazione maggiore rispetto allo scorso anno. Ma sei soddisfatto di questa campagna acquisti dell'Avellino? Io credo che noi dobbiamo sempre fare i conti con quella che è la realtà territoriale. Per noi avere una squadra in Serie B di calcio che comunque è tra le prime 8-10 in ogni stagione e avere una squadra di basket che partecipa al campionato di A1, quindi la massima serie, è un orgoglio. E quindi al di là delle aspettative che sono sempre alte da parte di noi tifosi, quindi noi vorremmo sempre tutti i campioni, credo che già mantenere la serie e giocare per i playoff sia un obiettivo per noi importante. È una squadra giovane, io da lupo dico che noi dobbiamo mantenere questo profilo. Quando dice lupo deve partire attenti al lupo. Così lo dico più spesso. Dici lupo. Che tempi. Un applauso al regista. Tutti applausi. E basta! Allora, mo ti faccio spegnere come i bambini facciamo, mo ti faccio spegnere la televisione, capito? Tu stai guardando solo la televisione qua. Stai tirando i piedi da chi? Non si dicono queste cose. Allora, stavo facendo l'applauso su questa cosa. Allora, caro Gianluca. Quindi, una scommessa su un bel po' di giocatori che potrebbero regalarci un po' di soddisfazioni quest'anno. Perfetto, speriamo. Viva le squadre campane da pugliese, perché se capiti che sono pugliese, quindi da pugliese io poco, tifo. Questa impressione no, io tipica di Bolzano. Bergamo Alto. Bravo. Allora Gianluca Festa, ti chiedo, adesso tra due minuti dobbiamo lanciare la pubblicità, sì. Ma ti devo chiedere una cosa, mi puoi presentare Pamela Cataldo, non da politico, facciamo da presentatore, tu adesso dici, allora signore e signori, adesso la nostra Pamela Cataldo vi leggerà la formazione dell'Avellino, io me ne vado. Speaker, giornalista... Fai quello che vuoi, tu sei il presentatore, io mi metto a guardare Lazio-Juventus pure io adesso, vai, fallo! E con grande piacere stasera... che voglio presentarvi un ospite d'eccezione, davvero abbiamo sofferto tanto, lavorato e grazie al nostro direttore, ai tecnici, alla produzione, abbiamo nei nostri studi Pamela Cataldo che ci annuncerà la formazione dell'Avellino Calcio. Bravo! Mamma mia! Gianluca Festa! Buonasera. Non ti prendo con Pitesco, con calma. Apri gli occhiali. Metto gli occhiali perché purtroppo ho un po' di miopia. Abbiamo fatto la battuta. Allora, gentilmente la sì. Grafica non è inutile che ti butti sulla televisione, tanto si vede. Hai ragione, mo ti avvicini, però eccola. Ecco, allora, signore e signori, un attimo di concentrazione, guarda la nostra Pamela Cataldo, vai. Eccoci. Verde, Castaldo. Aspetta, con calma, già siamo partiti con piede sbagliato. Io non voglio assolutamente metterti in difficoltà, perché tu hai detto a me, fammi leggere la formazione. Allora, devi iniziare dal portiere, non dall'attaccante, capito? Però va bene, brava! Gianrico, questa è la nuova comunicazione. È la nuova comunicazione. Allora, noi siamo Gianrico, io l'ho detto. Come il 5-5-5 di Canà. Sono solo appassionata, la porto nel cuore, la squadra da Irpina. Comunque l'Avellino rappresenta tutti noi irpini. Ecco, quindi non me ne intendo. E nessuno ti sta dicendo niente. Adesso leggiamo la formazione. Bene, sempre più politica, tu canone Gianluca Festa. Allora, mi dai una mano, dai. Vai. Frattali. Ha sbagliato prima Gianluca Festa, lascia sta. Frattali, non lo volevo dire, però me l'ha fatto dire lei. Vai. Allora, stavo dicendo. L'attaccante. Sì. Dici Frattali, Biraschi, Doncor, Diallo. Allora, Diallo. Frattali, Biraschi, Doncor, Diallo, Lasic, D'Angelo, Belloni, Asmak, Omeonga, scusate. Vabbè, cioccolato, va. Verde, Castaldo. Applauso, signore e signori. C'è stata un po' di confusione. È la prima volta. Tu hai Ho sentito qualcosa dalle casse.
la pubblicità. Dobbiamo andare alla pubblicità. Tu e Sciafone. Questa non l'avete sentita, dopo ve la faccio sentire meglio. È una chicca che ho preparato per voi, ma dopo la pubblicità. Perché adesso Rosario Palumbo, distogli un attimo gli occhi dalla televisione. Sì. Zero a zero, non ce ne frega niente. Così, quasi. Adesso il microfono lo do al nostro caro Mister 3, che c'ha sto viso, c'ha un'espressione, una mimica facciale eccezionale. Adesso tu, Gianluca Festa ha fatto la presentazione di Pamela Catalano. Tu fai la presentazione alla Sanremo di un cantante e lui ci lancia la pubblicità cantando, va bene? Vai avanti pure tu, vai, io mi metto a fianco a lui, mi guardo la partita, vai. Buonasera a tutti, per la prima volta negli studi di Otto Channel il più grande cantante italiano neomelodico è campano e di Benevento, Mister 3. Applauso. Vai, intona qualcosa che devo lanciare la pubblicità. No, intona una canzone. Una canzone tua. Mia, che cosa? Quello che vuoi. Forza Benevento. La 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 la. Guarda che nessuno forza grande Benevento. Mi stanno aprendo malamente con lui, Signori, dovevate guardare, vedere le facce di Gianluca Festa, di Pamela e del nostro Dante. Si rifiuta di battere mano, vabbè, questa è sportività comunque. Scherzato. È un grande amico. Scherzo. Grande amico. Allora, signore e signori, adesso lo dico anche agli amici qui dalla diretta, ma con voi non abbiamo finito, continuiamo sempre, ma a voi cari amici di Otto Channel, canale 696, un attimo, un pizzico, un ciccinin di pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo, sempre qui con i nostri ospiti simpaticissimi. Facciamo un'altra pausa, tanto oggi tutti applausi. Pubblicità. Ed eccoci qui. Hai detto, no, è spuma, tu, allora, non mi dire applauso, mi rifiuto. Perché? Per il ballo. Ma quando mi vuole bene Dante Santoro, allora. Pure abbiamo già mangiato. No. Dove stai sabato prossimo, tu? Non te lo dico. Bravo. Io gli voglio bene, già la festa. Allora, ci siamo. Ci siamo perché mi hanno informato poc'anzi che c'è la diretta proprio, c'è proprio il collegamento in diretta con il nostro Marco Festa, l'inviato dal Partenio Lombardi di Avellino. E quindi in regia chiedo se è disponibile già questo collegamento. Vediamo, eccolo qui. Ma signori, applauso a Marco Festa, che bello! Ciao a tutti, ciao ragazzi. Mi rifai il saluto, Marco? Abbiamo allestito in tempi record. Mi rifai il saluto? Guardate, saluti a tutti qua. Bellissimo. Basta adesso, tre volte il saluto, va bene così. Hai ragione pure tu, come stai? Tutto bene? Tutto bene, visto? Ti ho subito allestito il collegamento in diretta per dimostrare che ci sono effettivamente, si vedono anche le goccioline di sudore che grondano. No, quelle ce le potevi risparmiare, però non fa niente. Vai. Da qui stasera la diretta, lo ricordiamo, nel corso di derby, alla fine di derby, per speciale offside derby delle interviste prepartita di Avellino Brescia, che saranno insieme a quelle di Brescia Spal. Grande programmazione quest'anno, ma come sempre quest'anno ancora più bella perché ampliata con tante altre trasmissioni, a partire dalla tua, Gianrico, che vedo che sta riscuotendo un successone, vedo tutti molto entusiasti in studio. I love you, Jutem. Appuntamento anche stasera. Festa in studio anche allo stadio. Appuntamente anche qui a stasera per le interviste, questa è la postazione da cui verranno intervistati Toscano, Brocchi, tutti quanti. Caro Marco Festa, naturalmente ti ringrazio per la tua prontezza, un grande cronista e giornalista. Allora, ti volevo chiedere una cosa molto importante, ma lì l'atmosfera che si respira allo stadio com'è? Lì al Partenio Lombardi, i tifosi che dicono? Gerry, devo essere sincero. Non ce n'è uno. Ma nei limiti non ce n'è ancora uno. Non ce n'è ancora uno. No, non ci credo. Sono solo io al partito. Hai visto? Ci sono È vero. Ah, giusto. Stanno
stanno sistemando un po' l'erba sintetica, il nuovo manto dello stadio Partenio Lombardi, si accertano che tutto vada bene, tra poco credo che lo bagneranno e poi i tifosi attendono ancora un po', perché ne abbiamo parlato anche ieri, ci sono norme molto più severe per l'ingresso allo stadio, anche antiterrorismo, questa è cronaca, giusto, e quindi giusto. Sono ancora all'esterno, però c'erano bandiere all'esterno dello stadio, la vendita dei gadget per assistere alla partita. Io credo che da qui a mezz'ora inizierà ad affluire tutta la massa di spettatori. Questa sera ne sono previsti 7.250 invece da Brescia. Quanto Palagianello, il paese mio, poi vi spiego da dove... Allora, Marco Festa, un secondo, perché proprio perché stiamo parlando dei tifosi, andiamo un secondo a vedere il tuo servizio che hai fatto proprio poche ore fa, un servizio con i tifosi, hai fatto qualche intervista ai tifosi dell'Avellino, e quindi noi, caro Michele Urciuolo, ce la gustiamo. Marco, però non te ne andare, rimani lì, fino a fine puntata, ti aspettiamo tra pochissimo. Vai col servizio dei tifosi dell'Avellino, cosa ne pensano, cosa si aspettano, vai! Ciao Gianrico, buongiorno dal Corso Vittorio Emanuele di Avellino. È il gran giorno del debutto dei biancoverdi che questa sera sfidano il Brescia al Partenio Lombardi. Allora andiamo a sentire le sensazioni dei tifosi irpini a poche ore dall'inizio della partita. Che facciamo stasera? L'Avellino che fa? Io voglio cantare quando fa l'Avellino. Che canti? No, dobbiamo vincere. Io canto Lupi Alì. Lupi Alì. E dobbiamo vincere. Un risultato secco, un pronostico, sbilanciamoci. 1-0. Con gol di? Castaldo. 1-0. Con gol di? Castaldo. 2-0. Con gol di? Come si chiama? No, non li so i giocatori, quindi comunque vinciamo. Mi auguro 2-0. 3-1 Pavellino. Con gol di? Con gol di Castaldo e doppietta di Verde. L'unica cosa certa è che la partita inizia e poi finisce. 1-0 per noi. Chi decide questa partita? D'Angelo. Un pronostico femminile su Avellino Brescia. Non ne capisco niente perché sono di Napoli, faccio tifo Napoli, mi auguro che l'Avellino vinca, che vi devo dire. Ci fa un saluto a Gianrico Mancini, oggi inizia la sua trasmissione Febbre da Stadio. Auguri. Come Weekend Dance. Allora, com'è? Gianluca Mancini? Gianrico Mancini. Gianrico Mancini, number one. Ciao Gianrico, ti seguiremo su 8 Channel. Ciao, un saluto, buon lavoro. Torneremo in Serie A, torneremo. Bellissimo questo bimbo, torneremo in Serie A, applauso, bravi. Allora, bello, mi è piaciuto, bravo Marco Festa, un grande. E adesso però ci spostiamo da Avellino, passiamo da una provincia all'altra, da una squadra all'altra, da uno stadio all'altro. Andiamo al Ciro Vigorito, dove al telefono ci aspetta il nostro Franco Santo, un cronista, giornalista storico del Benevento, un mostro sacro. Quindi, signore e signori, andiamo con la telefonica. Franco Santo, ci sei? Sì, ci sono. Ti è piaciuta la presentazione, Franco? Oddio, il mostro, insomma, è un po' esagerato, però... Vabbè, è Franco Santo. Uno prova a fare una cosa... Applauso a Franco Santo. Allora, Franco Santo, come stai e come si sta lì a Benevento a pochissime ore, un'oretta dall'inizio della partita? Si sta pieni di ansia, come è giusto che sia, questa è una data che i tifosi e anche noi ovviamente addetti ai lavori abbiamo atteso da 87 anni, quindi ti lascio immaginare come si può stare, insomma, quindi un po' di ansia, ma è giusto che sia così e poi speriamo che sia una serata di allegria e di gioia, ovviamente. Franco Santo, potresti descriverci la formazione? Quella del Benevento ovviamente è una probabile formazione, sì. Perché è chiaro che ci abbiamo un po' tutti studiato su questa, sulla possibile formazione che Baroni manderà in campo. Crediamo di non sbagliare, ma insomma è evidente che qualche possibilità di errore c'è sempre. Diciamo che il Benevento dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Cragno fra i pali, con la difesa 4
composta da, da destra a sinistra, da Venuti, Padella, Lucioni e Lopez, dai due centrocampisti Agei e Del Pinto, dai tre chiamiamoli trequartisti dietro alla, alla punta, cioè Ciciretti, Falco e Melara, e all'unica punta Ceravolo. Perfetto. Ecco, questa dovrebbe essere la squadra. Perfetto. Allora, Franco Santo, noi ti ringraziamo, ci risentiamo magari tra pochissimo e non lo so, come, dimmi tu, come ti posso salutare? Perché se prima non ti è piaciuta, io ti voglio bene, lo sai, e non mi permetterei mai. Come vuoi tu, ma ci mancherebbe. Signori, va benissimo, qualsiasi cosa. Con, la, non con questo collino del Benevento ti salutiamo, va bene? Va benissimo. Ciao Franco Santo, grazie. Ciao, 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 ciao. Aspetta, aspetta, che spegni, spegni. Basta. Ah, no, vorrei che c'è... suggerire, ma Santo va salutato con una preghiera di risentirlo. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Beh, dove apri il comico? Allora, forse fa così anche ai comizi, mi preoccupa. No, ma se fa così, lo fa Beppe Grillo, no, non deve fare. Madonna, buttatela. Papapom! Dai, sto scherzando, non mi permetterei mai. Allora, facciamo una cosa. Ogni qualvolta che il nostro caro Festa fa una battuta, noi facciamo una risata. Va bene, facciamo una prova, ripeti Gianluca. Dicevi? Santo va salutato con una preghiera per risentirlo. E fai una risata finita. Non mi strappate i capelli. Cioè, io pensavo che l'unico scemo qua ero io. Invece qua ci vogliamo tutti bene, nel senso. Quanto sta la partita? 0-0. Lazio Juve 0-0. Allora, hai sentito, no, caro il nostro Rosero Palumbo, la formazione del Benevento. Che ne pensi? Una bella squadra, una squadra quadrata, quest'anno una campagna acquisti importante che ha fatto il Benevento. Ha comprato diversi atleti di categoria, giusto per rimanere in questa categoria, che come diceva Franco Santo è stata attesa per 87 anni. 87 anni? 87, quasi gli anni tuoi. Però, no, 89, era lui dell'89. Ah, lui che è più vecchio di tua. Sì, vai. E quindi speriamo che quest'anno ci togliamo diverse soddisfazioni. L'obiettivo penso che sia quello di mantenere la categoria, anche se io poi sono abituato, devo pensare sempre oltre. Ma il rugby, parliamo un attimo anche del rugby Benevento, cioè 8 pagine rugby Benevento, che quest'anno, dai, raccontaci un po' la storia, raccontaci quello che è successo quest'anno, quello che succederà l'anno prossimo. Ci sono anche tanti tifosi del rugby Benevento che ci stanno seguendo. 8 pagine rugby Benevento è la prima squadra del centro-sud. 8 pagine rugby Benevento Mille farà quest'anno il campionato di Serie A. Abbiamo, signori, diversi. Non sto scherzando, e non voglio fare una battuta. Qui abbiamo il presidente di una squadra di Serie A del rugby italiano. Quindi facciamo un applauso, signori. Gli sforzi, perché un politico, una studentessa, un disoccupato della Fiat e quell'altro che non si sa ancora, un cantante neomelodico, un cassa integrazione, almeno un cassa, tu scherzi, no, veramente. Allora, ancora ci denuncio qua, piace. Allora, quindi dicevo, non sanno i sacrifici che ci sono dietro. Dopo te lo racconto pure. È vero, perché tu, io dopo sapevo, te lo racconto dopo, però dopo non dopo dopo dopo, dopo. Allora, non sanno i sacrifici che ci sono dietro una squadra professionistica. Diciamo più che professionistica, professionale, perché professionistica a Benevento... Non ti piace? No, perché a Benevento nessun atleta percepisce soldi. Lo sport. Lo fanno da tantissimi anni solo per il puro spirito di appartenenza alla società. Quest'anno verranno integrata la rosa con due atleti provenienti dall'Australia, che non lo fanno per lo spirito della società, se non portano però un ma
scusi, ma tu, fratello mio, questo, salute, tutto a posto? Beh, a me ne hai fatto uno stanno. Allora, cioè, questi è giustamente, vengo dall'Australia, ma una così di soldi gliela vuoi dare, fratello mio? A me io li piaccio, no, a me io li no, piaccio. Però loro la vogliono. Li vogliono. Però, vabbè, se non sono tanti. Vabbè, si può fare. Vabbè, vedi tu, sei presidente, nessuno mette in dubbio la tua carica. Allora, e dicevi, quindi... E quindi quest'anno parteciperemo a questo campionato. Il rugby Benevento ha sempre partecipato ai campionati importanti. Il rugby Benevento è l'unica squadra della provincia di Benevento ad aver vinto degli scudetti. Uh-huh. È la squadra che oggi fornisce 3 quindicesimi alla nazionale maggiore, fornisce 2 atleti all'under 20, 2 atleti all'under 18, cioè siamo... Ma sono tutti ragazzi di Benevento, cioè non... Bellissimo. Bello, beh, viva la Campania! Evviva la Campania! Allora... Volevo salutare chi? I miei amici della redazione di Benevento. E saluto. Tutta la redazione. Anche i miei colleghi. Anche i suoi colleghi. Fabio Tarallo, Cristiano Bella, Ima Tedesco, Sonia a Michele Acicco. Michele Acicco. Sonia Lantella, anche poi c'è Sonia Lantella, che è la Franco responsabile. Santo, Antonio Martone. Tutto, Antonio Martone, che non immagino, lui essendo tifosissimo del Benevento, come stia vivendo questi attimi prima della partita. Quindi, certo, un saluto anche a loro, ma... Devi chiamare Stranamore. Strana. Devi chiamare Stranamore. Perché? Allora, signori, prima. Io però. Passiamo dal ciuffo, Stranamore. Io non so cosa stia accadendo. Non è più momento, febbre da stadio. Io non lo so e non lo voglio sapere. Non è più febbre da stadio, questa, ma è febbre da cavallo. Qua ci voleva la risposta. Allora, caro il nostro Mister 3. Tu mi hai fatto una capatanda, perché? No, perché è giusto. È da un anno che lo conosco, è da un anno che lui vuole, è tipo Stranamore, vuole trovare la compagna. Quindi il Benevento è la mia comana. È la tua, è l'amante, brava, l'amante. La tua compagna, tu sei in cerca di una donna, quindi fai l'annuncio, mi raccomando, un annuncio. Non andare, mi raccomando, non mi fa fare brutte figure, io ti lascio fare questo annuncio. Madonna, quindi donne di tutta la... Donne, tutte le donne. Che sai, guarda, chiedere sa, vai. Tenete presente Benigni? Benigni scherza sempre, però quando devo fare la persona seria, giusto, faccio la persona seria. Vai, giusto? Parla nel microfono, vai. Che devo dire? Vai. Io cerco una donna disperatamente perché voglio una compagna, perché l'amore è una cosa meravigliosa. Bello. E infatti c'è lui che... chissà di un'amica se la sente. Se sapete che mi risponde. Qui... Ci arrivano i messaggi. Avete capito? Luca Boccia, anche tu, se vuoi presentare qualcuno. Quindi chiunque sia interessato, chiamate al numero sovrimpressione. Anche senza impressione. No, e mo lo sto dicendo io. Sovrimpressione, no che fa impressione. No, assolutamente. Sovrimpressione, cioè che sta scorrendo adesso. Sotto. Allora, caro il nostro amico consigliere comunale Santoro, mentre le squadre Lazio e Juventus tornano sul terreno di gioco, ci starei boicottando. E Gianluca Festa non ha la partita, è l'unico. Va bene. Non c'è problema. Mi sa che devi accendere la televisione. Ma ecco perché fu politica. C'era lo schermo di Brescia Avellino prima. Si è spento. Io non ne capisco niente. Lui è distratto dalla Valletta. A proposito di Valletta, il balletto, quindi è male stasera. Mi hai ricordato una cosa? Ragazzi, scambiate pure i numeri di telefono. Allora, è arrivato un momento importante, è arrivato perché Pamela Cataldo deve leggere la formazione del Benevento. Quindi, cara Pamela Cataldo, da destra a sinistra il portiere è il primo e poi tutti di seguito. No, abbiamo fissato quel principio, quindi va bene. Metti gli occhiali, vieni con me, vai con la formazione del Benevento, gentilmente, la nostra bellissima e bravissima Pamela Cataldo con la formazione. Sì. Vai, si parte. Ce la facciamo stavolta. Benevento spalla la formazione del Benevento. Vado. Inizio. Vai. Ok. Cragno. Allora, abbiamo Cragno, Padella. Oddio, non vedo più. È Lucioni. Non vedo. Lo devi mettere in grande, sennò. Ah, sì, tranquillo. Lucioni, Venuti, Lopez, Age, Del Pinto, Falco, Ciciretti, Melara, Cervavolo. Ci impegniamo. Hai visto?
Sì, ma ci dobbiamo sentire tutto nell'LP, tu, eh? Abbiamo capito. Allora. Però toccava a me la formazione, eh? Si è offeso Mister 3. Aspetta. Non hanno capito forse da casa cosa ha detto. La formazione toccava a leggere la. Io. Sì, se leggi come parli, fratello mio, stiamo fino a dopodomani qua. Allora. Bravo! E fino a mo, fino adesso chiedevi la compagna. Che uomo? È scoppiato qualcosa! Signori! Stiamo lavorando! Sta succedendo di tutto, abbiamo trovato l'amore per Mister 3. Pamela Cataldo, dopo, quando si spende le telecamere, fate quello che volete. Adesso, gemellaggio Avellino Benevento. Ma adesso scusate ragazzi, abbiamo tantissime cose da fare e ancora siamo a zero. Perché? C'è un gioco che voglio fare con voi. Quindi, che gioco è? Si chiama Amarcord. Quindi adesso abbiamo delle fotografie da mostrarvi, partiamo da Gianluca Festa, quindi dall'Avellino, di giocatori e allenatori degli anni 60, 70, 80, 90 e 100 che voi dovete bravissimo, metto proprio le parole di qua, dovete indovinare, cioè dovete riuscire a capire chi sono, se vi ricordate i nomi, mi raccomando, nome e cognome. Poi, se vi ricordate qualche particolare, meglio ancora. Partiamo da te, Gianluca Festa. No, qualche particolare, che adesso era famoso per una cosa così, capito? Ma quasi sicuro. Chi è questo? Aspetta, questo. Io non li conosco, ce l'ho scritti. Allora, vediamo. Ah, ok, ci siamo. Potrebbe essere un ottimo limito. Un ottimo limito? È su tre possibilità, quindi su tre. La prima l'ho giocata, insomma, da quello che su tre fotografie, ne devi indovinare meno due, va bene? Signori, è il limito. Applauso, bravo. Questa è una magia. Poi, andiamo avanti. La prossima. 1-0, il primo punto è fatto. Chi è questo? Questo è più recente, più complicato. Questa è più generazione mia. Questa è più generazione su. La domanda di riserva? No. 3, 2, 1. Te lo dico io. Nassim Mendil. Nassim Mendil! Ma tanto, cioè, lui doveva indovinarlo. Però bravo. 1-0. Bravo. E generazione sua. Con Mascara. Coppia d'attacco con Mascara. 2000, 2001, 2002, se non mi sbaglio. Allora, con Mascara. Abbiamo la penultima perché abbiamo anche il bonus per Gianluca Festa. Vai con la terza. Vediamo un po'. Vai. No! Capocannoniere. La ragazza di Mister 3. Esatto. No! Mi dimenticherai del Voi non avete sentito. Basta, non fare commenti. Basta. Siamo in fascia il microfono, meno male. Comunque, quella è mia cugina, va bene, è capocannoniere comunque, di una squadra portoghese, se avete capito quale, non la dite. Tu hai capito quale? Tu l'hai capito quale? Comincia con la B, la lasciamo stare. Ah, vedi, hai capito Gianluca Festa. Finiamo. La terza domanda. L'ultima, l'ultima, vediamo se riesce a indovinare. Questo è Mokulu, o Mokulu? No. Vai, c'è un'altra possibilità, dai. C'è un'altra possibilità, va. Ma non è nostro, allora. No, è vostro. Sicuro è nostro? 3. Con questa maglia amaranto? 2. Dai, mi dai la maglia amaranto, mi dai. 1. Serge Die. Cioè, hai resuscitato il mondo, però, cioè, con queste foto. Cioè, proprio li hai presi, vuol dire. Con limito. Cioè, ha giocato un anno ad Avellino, un anno appena aperto. No, una partita. Ha giocato una partita. Polemica, signore e signori, la polemica. Come l'hai raccolto? Come ogni quiz che si rispetta in Italia, c'è la polemica ed è giusto così. Quindi noi, cioè io che sono il giudice supremo, accetto la polemica, ma non me ne frega niente. Quindi andiamo avanti, signore. Facciamo un applauso a Festa. Uno. Di consolazione. Ma il bomber non conta? Il bomber non conta. La capocannoniere? Il bomber. Quella te la posso far conoscere, magari. No. Non la conosco nemmeno io, magari. Allora, Pamela Cataldo, io ho visto che tu suggerivi, però non ha captato. Passiamo a Benevento. Puoi aiutarlo, mi raccomando. Mi aiuti tu, Allora, lui è esperto. 0-0 Lazio Juventus. Partiamo con l'enciclopedia, ha detto. Partiamo con la prima fotografia. Vai dalla regia.
Non dire parolacce che ti do un tuzzo. No, qui non era ancora nato io, non posso, mi dispiace, non posso essere d'aiuto, purtroppo. Questo è il nonno di chi, vedi bene. Qua siamo agli alberi proprio, agli alberi. Signori, qui noi siamo in studio. Agli albori. Qui siamo agli alberi. Poi ci sono gli alberi e poi ci sono i fiammiferi, cioè tutti sani, capito? Gli alberi. Allora, tornando agli alberi. Quello è il nonno di chi? Presidente, chi è? Minocchio, non lo so. Sì, Minocchio. Minocchio. Signori Minocchio, allora, scusa, mi fai sentire quell'audio? Tu esci a fare. Questo è, vi ricordate chi è questo? Facciamolo sentire. Alzi il volume. Tu esci a fare. La conferenza stampa dopo la partita Foggia. Foggia? Questo è un certo giocatore del Foggia, ex Benevento, che disse in una conferenza stampa che è diventata famosa in tutta Italia, lui disse... Tu esci a fare. Antonio Ucciovacca, che disse al giornalista, tu esci a fare. Quindi, per piacere, tu, caro... Tu esci a fare. A posto. Antonio Bravo, Vacca, grazie Michele. Quello è il nonno di Vacca, quella fotografia. Basta, io vi amo. Perché mi volete far licenziare? Ah, prima punto, fatemi fare almeno la seconda. Allora, andiamo avanti. Faccio vedere gli share, come si... Gli share. I soldi, gli share. Madonna, ragazzi, se sapevo che... Che ore sono? Mi dite che ore sono. Peppi, che ore sono? Non sto capendo... 19:20 Anche il regista comincia, insomma. Allora, dobbiamo andare alla pubblicità. Ragazzi, scusatemi, siamo in ritardissimo. Manca mezz'ora e non abbiamo fatto niente. Allora, ve lo dico io chi è questo. Questo è Oronzo Pugliese. Nonché... Oronzo Pugliese, ex tecnico del Benevento. E se non sbaglio, così mi hanno detto, perché io di calcio ne capisco ben poco. No. Oronzo Pugliese è stato proprio colui che ha dato... Sì, che ha dato... l'ispirazione per creare il personaggio di Oronzo Cana, perché era un personaggio molto pittoresco in campo. Come fai tu sui distinti? Tu si lanciava, gridava, faceva. Andiamo avanti, seconda fotografia, veloci. Chi è questo? Baroni. No, un frate. Chi è questo? Un frate. Ci assomigli, quello piccolino. Baroncino, non è Baroncino. Madregano. Signore e signore, è sbagliato. Vai, andiamo avanti. 3, 2, 1, Pietro Mariani, 0 punti, stai vincendo, festa. Andiamo avanti, l'ultima fotografia, dai. Oh, ma non capite niente, tutte e due. Cioè, messi insieme. Questo è morto. Cioè, non che quello è... Falla vedere da vicino. Ma quando va? Io sono riconosciuto pure se sono davvero... Signori, rullo di tamburi, ma non ce l'abbiamo. E quello è Bozzi, insomma. È Bozzi! È un grande. Ce l'ha fatta, signori, veramente, Bozzi, tu lo sapevi? No. E quello capì come si dice. Grande ex giocatore del Torino degli anni 70. Spegni il microfono. Enzo Bozzi. Sei un grande, un punto, uno pari. Avellino Benevento, il derby. Ma noi abbiamo da più uno, eh? Abbiamo dato più uno. No, perché più uno? Perché ha indovinato quello. Ma nessuno mi ha dato il permesso. Io ho fatto il punto fuori casa. Il punto fuori casa, perfetto. Vai. Dai, allora, signori. Sì. Non è finita qui, perché? Vediamo. Perché abbiamo le fotografie di ex giocatori della Salernitana. Vai con la prima, vai. Chi è questo? Vabbè, questo è facile. Vediamo. Il magico Tudisco. Signore e signori, dai, l'ha detto, la prima, Tudisco, anche loro un punto. Vai, andiamo avanti. Seconda. Questo qua lo dobbiamo sapere, dai. Impegnati un po'. Ti ho portato per questo. Grazie, molto gentile. Fammi la catalto. Allora, lavoro. Chi è? Allora. Non sapevo. Vabbè. A me sembra il cugino di Mister 3. Ferrato. Capello di Verdini, con i capelli corti. Michele Urciuolo, mi puoi dire chi è questo che non l'ho scritto? Grazie. Questo non ha mai giocato nella serie. Gigi Genovese. Forse il magazziniere. Sono nato nell'89, lui si è ritirato 10 anni prima. Vabbè, non lo metto in dubbio, però... Mi avete fatto un colpo basso. Mica possiamo fare tutte facili. L'ultima. Vediamo.
questo è Ferrante. Ferrante, signore e signori, vince il primo Amarcord della stagione, qui alla prima puntata di Febbre da Stadio, i ragazzi della Salernitana. Vai con la musica! Polemica, polemica, polemica! Mi hai messo tre fotografie che erano gialle, talmente che erano antiche, che non erano neanche mio padre, neanche mio nonno. C'è praticamente tre generazioni di... Con le mani, tutti vai! C'è Gianluca Festa. Le tue erano gialle, la mia tutta nera. Però a te ti ho fatto il regalo, Gianluca Festa. Ti ho fatto un regalone. Mi dispiace che gli ho rovinato la festa. Vai. Grande, grande. Proprio la fiera delle battute eccellenti, signore e signori, ma questo è bello di Febbre da Stadio. Quindi adesso lanciamo un pizzico di pubblicità perché dobbiamo collegarci con Massimiliano Grimaldi, direttamente da Salerno, quindi per sapere le ultime. Signore e signori, ci vediamo tra pochissimo. Pubblicità, vai! Eccoci di nuovo qui in studio, Febbre da Stadio. Allora, our next song is Sia, Cheap Thrill. Have you heard the song? Yes, I have. Chi è che sa? Scusi, chi è? Michele... Il corso di inglese. Michele Urciuolo. Yes, I am. Solo questa cosa ti posso dire. No, se... È partito l'audio. È allora, partito. Io non pensavo, cioè, sono le 19.30, dobbiamo chiudere, ma quasi, perché ci dobbiamo collegare un attimo con Massimiliano Grimaldi direttamente da... Prima ci siamo collegati con Marco dal Partenio Lombardi, poi ci siamo collegati con Franco Santo da Benevento, adesso ci colleghiamo con Massimiliano da casa sua, perché la partita era ieri sera. Da casa sua però. Da casa sua proprio, non sto scherzando, quindi ce l'abbiamo Massimiliano Grimaldi, ci sei? Buonasera Gianrico, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai nostri telespettatori. Purtroppo non sono ancora a casa, ma sono arrivato da pochissimo in redazione direttamente da Spezia, come dicevi tu, dove ieri sera si è tenuta la partita tra Spezia e Salernitana. Il risultato lo conosciamo, 1-1 il finale, l'apertura del campionato di Serie B con la formazione Granata che è riuscita a portare a casa un punto preziosissimo dallo stadio Picco di La Spezia grazie a Capitan Rosina. Il colpo del mercato Granata che ieri sera ha esordito con la formazione di Sannino, fascia di capitano e rete che ha sbloccato la partita, Gianrico. Penso che tu avrai visto la sfida del Picco ieri sera, no? Io? Cioè, ti potrei raccontare tutti i 90 minuti a memoria, ma siccome è, ti saluto. Quindi Massimiliano, ti vogliamo bene, ma le previsioni per la settimana prossima, secondo te ci sarà qualche cambio nella formazione? L'allenatore si è arrabbiato? Che secondo te? Allora Gianrico, intanto prima di darti previsioni che sono un po' anche azzardate, visto che la squadra riprenderà lunedì con la solita seduta di scarico, verifichiamo quali sono le condizioni dei calciatori, io ti vorrei parlare di qualche piccola notizia di mercato, perché sintetico, il vai. Mercato, vado velocissimo, il mercato piace sempre a tutti e la Salernitana sta per chiudere con Luis Felipe Ramos Marchi, giocatore che arriverà direttamente dalla Lazio, la partita che state vedendo adesso è un Scoob, come diceva il grande Sgarbi, Scoob, grazie Massimiliano. Un brasiliano interessante, è un difensore centrale che piace tanto all'Otito che l'ha comprato e che quindi dovrebbe essere girato in prestito alla Salernitana. Piace anche Perico, svincolato dal Cesena, terzino destro. Seguono anche Giuseppe Zampano del Crotone, classe 93, e l'ultimissima per il centrocampo, c'è un ritorno di fiamma per Munari, ma si tratta anche Jacopo Dell'Oglio del Brescia, classe 1992. Intanto Andrea Rossi, terzino sinistro della Salernitana, è praticamente un giocatore del Brescia. Bravo Massimiliano Grimaldi! Massimiliano, sì. Come sempre un professionista, noi ti ringraziamo, ma c'è l'ultimo. Veloce di da buon tifoso della Salernitana. Io sono un professionista. Vorrei sapere come sta Ogier. Come sta Ogier? Beh, è uscito un po' malconcio, ma penso che per la partita con la partita sentitissima dai tifosi della Salernitana contro l'Hellas Verona recupererà.
Grazie. Allora, Massimiliano, naturalmente noi scherziamo qui in studio, forse non ci hai visti nemmeno, quindi... No, ti vedo, così. Ti vedo. Ah, benissimo. Noi ti abbracciamo e sei un professionista, come disse Vacca in quella famosa conferenza stampa. Vai. Va bene, un saluto a tutti e un in bocca al lupo a te che oggi hai esordito con questa bella trasmissione. Ti voglio bene, grazie Massimiliano. Sei un professionista, vai Michele Urciuolo. Buonanotte. Io sono un professionista. Ah, poi, ci voleva. Allora... Brevemente, qui abbiamo preparato i fogli, guardate, qui ci sono i fogli dove i nostri ospiti hanno, hanno scritto un loro pronostico sia del campionato che della prossima partita dell'Avellino, Avellino-Brescia, Benevento-Spal. Noi li conserviamo perché la prossima puntata andremo a scoprire il vostro pronostico e capiremo se avete indovinato o no. Ma adesso, no, signore e signori, prima di chiudere... Dobbiamo, non vedo l'ora, anche perché è tipo un carramba che sorpresa, perché Gianluca Festa, devi sapere che io non ho mai avuto l'onore di conoscere un altro professionista, un grande professionista, che tra pochissimo andrà in onda con una nuova, non una nuova trasmissione perché è stata già fatta l'anno scorso, ma la conduzione adesso è sua. Signore e signori, vi presento il grande Silver, spero di non sbagliare perché qui faccio una figura, grande professionista come dice Vacca, eh? Signore e signori, Silver Melevai! Un attimo, ti do subito il microfono. Buonasera a tutti. Eccolo, eccolo. Silver Mele, allora, tra pochissimo cosa c'è? Cosa succede? Ma io intanto riconquisto la Serie B con grandissimo piacere perché si chiedeva la partecipazione di un conduttore, diciamo, di un esperto asettico, no? Asettico. Alla stessa maniera distante da Avellino, da Benevento, da Salerno. Manca la Casertana, ma prima o poi tornerà anche la Casertana. Sono tifoso di tutte le squadre campane. Questa sera gioca peraltro il Napoli in Serie A e poi toccherà Benevento, toccherà l'Avellino e niente, io proverò con gli ospiti a raccontare quello che succederà al Partenio e ovviamente in casa del Benevento. Al Ciro Vigorito. Al Ciro allora, Vigorito. Caro Silvermene, io modestamente, perché non sono all'altezza, ti faccio il mio... Io ti ringrazio moltissimo, ti faccio i complimenti. Grazie, saluti grazie. A tutti e appuntamento tra Silvermene, ci vediamo tra pochissimo con Derby. Grazie molto. Ok, Derby. A dopo, signori e signori, applauso a Silvermene. Allora, che ore sono? Ditemi che ore sono. 35. Lui non vede l'ora, ma io ti devo tenere qua. E io me ne vado. Vuole andare a vedere la partita, ma non lo mando via. Perché adesso, l'ultima cosa, è l'ultima, giuro, l'ultima. Ci dobbiamo vedere il video, ci dobbiamo vedere i filmati che ci hanno preparato a Salerno. Sì, a Salerno. E non ti arrabbiare, è a Benevento. Sono delle interviste fatte ai tifosi. Quindi, velocemente, caro Michele Urciuolo, e poi salutiamo tutti. Vai. Siamo a Piazza San Modesto, Benevento. Questo è il cuore dei tifosi giallorossi e il cuore pulsante della torcida giallorossa. Tifosi che sono pronti per questo esordio storico in Serie B. La partita è Benevento-Spal, l'appuntamento è fra poche ore. Gianrico, un saluto a te, a tutti gli ospiti. Seguiteci e scopriamo che cosa hanno da dire i tifosi del Benevento. Siamo con il signor Giordano. Lei è un tifoso del Benevento? Diciamo, vado a vedere qualche partita, ma non un tifoso sfederato. Allora, stasera si comincia con Benevento Spalla, come finisce secondo lei? L'importante è che iniziamo bene e cerchiamo un buon risultato per iniziare per bene questo campionato. Per più o meno diciamo sul 2-1 va anche bene. Ma io credo un 2-1. 2-1. E il primo marcatore? Secondo me Ciciretti. Allora, tu mi devi dire come finirà stasera Benevento Spalla. Beh, non lo so, perché la Spal è una squadra che ha giocato già parecchie volte in Serie B, quindi per noi è solamente la prima volta e credo che un 2-0, 2-1 ci sta bene. E allora partiamo da questo risultato, 2-0, 2-1. Chi segna il primo gol del Benevento stasera? Del Pinto. Mi puoi cantare un coro del Benevento? E tanto già si sa, nell'anno che verrà io gioco in Serie A. Si è disputata ieri sera la prima partita della Salernitana, un pareggio all'esordio, siamo in giro per la città con Gerardo a sapere cosa ne pensano i salernitani. Una discreta partita, sicuramente faremo meglio dell'anno scorso. Quale giocatore l'ha colpita particolarmente? È Levarone, che Sannino dice che non sia bravo in copertura, la tenuta atletica non si può avere, giustamente, e qui sono degli alti e bassi. Perché mai Granata? Ah? Che siamo tifosi della Salernitana.
Signor Alfredo, come le è sembrata questa Salernitana? Primo tempo una buona impressione, secondo tempo vabbè, è anche una questione fisica. Spero che continui come il primo tempo. Come l'anno scorso, peggio non credo. Spero. Migliore in campo? Rosina. Per il carisma e per tutto, per la tecnica e per tutto. E che ne pensi di queste scelte tattiche che ha fatto mister Sannino? Ma secondo me è un allenatore in gamba, perché è anche molto esperto, allenato all'estero, per cui mi sembra anche che la squadra lo segua, insomma, no? Come ti è sembrata questa Salernitana? Non male, bella tosta per la categoria, cioè come squadra caratterialmente. E poi c'è Rosina che al momento comunque fa la differenza tecnicamente, secondo me, in Serie B. La squadra l'ho vista e c'è, ma ci manca, per me ci manca qualcosa, ma non so, non posso indicare tanto. È una buona squadra, penso che non solo la salvezza sicura, ma qualcosa in più. Ciao Gianrico. In bocca al lupo a Gianrico, il conduttore della trasmissione. Ciao Gianrico. Gianrico si chiama. Tanti saluti a Gianrico, va bene. A questi servizi e a queste interviste, sinceramente, un po' di paura c'è, perché volo è questo Gianrico. Allora, dobbiamo chiudere la trasmissione, quindi io chiedo un saluto velocissimo da parte di tutti. Partiamo dalla testa, come le formazioni, capito? Dalla testa alla sinistra. Prego Gianluca Festa, saluto breve, fai tu. Vai. Un saluto a tutti i telespettatori. Sorriso, sorriso. E ora chiaramente ci recheremo allo stadio Partenio per gridare insieme Forza Lupi! Evviva! Vai Pamela! Vi saluto anche io a tutti quanti, è stato un piacere. Grazie, grazie a te Forza Pamela. Lupi. Forza Lupi, grazie naturalmente da parte mia e da parte grazie di tutti per essere stati qui in modo veramente simpatico. Anzi, vi faccio i miei complimenti, veramente i miei complimenti. Vai presidente del rugby Benevento. Un saluto a tutti gli sportivi di Benevento, di Avellino e di Salerno. Io posso dire solo Forza Benevento. E speriamo che sia l'anno buono anche per voi. Benevento calcio, Benevento rugby, tutto. Benevento. Benevento, Benevento. Poi c'è il Mister 3. Mister 3 ti lasciamo per ultimo, perché tu ci devi fare un regalo. Vai il nostro Dante Santoro. Dico solo Forza Salernitana e stasera abbiamo vinto noi. Mi dispiace per... È di buona auspicio. Nella sfida delle fotografie... I primi saranno gli ultimi. E infatti i primi, cioè la Juventus, continuano ad essere primi perché sta vincendo una zia. Quindi saremo l'eccezione. Perfetto, e poi vai Luca. Un saluto a tutti e in particolare a Gianluca e a Cristina. Grazie. Alla grande, grazie. Alla grande. Ah, non ha salutato me, scusa. Allora, però siamo lì, è un direttore, una cosa. Adesso manca il suo saluto, ma manca anche il mio di saluto a tutti voi cari amici telespettatori di 8 Channel. È stato bellissimo essere in vostra compagnia, spero sia stata la stessa cosa anche per voi. Ci siamo divertiti, ma vi ricordo che più in là questi monitor serviranno per seguire le partite in diretta qui a Febbre da Stadio. Quindi se già oggi senza guardare partite abbiamo combinato tutto sto macello, figuratevi quando ci saranno le partite. Quindi signore e signori, ci vediamo alla prossima puntata sabato prossimo. Un bacione a tutti e il nostro Mister 3 cosa fa adesso? Ah, sì, lo dobbiamo presentare. Vai. Ci canterà una canzone neomelodica, il grande Mister 3. Vai Mister 3, prendi il microfono. Sta capendo un ubriaco, va. Sentite, non è come diciamo quello di Mai Dire Gol, no, Mai Dire Gol di Made in Sud che imita, io purtroppo non c'ho la base. Non c'ho la base. Coraggio che tengo, ti chiamo ancora, sono capace che ti lascia da ieri, a ti cerco una mano. Thank you.
noi siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.